Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video domenicale. Il video di oggi è dedicato a due particolari aspetti della realizzazione delle pizze all'interno delle nostre case. Sto parlando sostanzialmente del processo della stesura della pizza e poi del processo del suo trascinamento sulla pala, con conseguente naturalmente scivolamento della pizza all'interno del forno. Il processo di creazione delle pizze è sostanzialmente suddivisibile idealmente in quattro grandi capitoli. Il primo è la creazione dell'impasto e la sua lievitazione, il secondo è la stesura dei panetti, il terzo è il trascinamento della pizza che abbiamo preparato sulla pala e il suo scivolamento nel forno, e infine il quarto è quello dedicato alla cottura. Poiché del primo, cioè la creazione dell'impasto e la lievitazione, e anche il quarto, cioè quello della cottura, è oggetto di tantissimi video all'interno di questo canale, questo video di oggi si concentra proprio su stesura e poi trascinamento della pizza sulla pala. Questo video l'ho preparato su richiesta di molti di voi che effettivamente riescono a mettere a fuoco il fatto che una cattiva stesura oppure un trascinamento errato sulla pala sono certissimamente alla base di errori che noi poi ci portiamo fino alla cottura, talvolta anche distruggendo completamente la pizza a causa di errori fatti in uno di questi due capitoli, diciamo, della creazione della pizza. Per quanto riguarda la stesura, in questo video io vi propongo sostanzialmente tre metodi. Ce ne sono tanti altri e poi ci sono infinite possibilità e varianti che ciascuno di noi giustamente crea all'interno della propria abitazione, perché provando e riprovando alla fine i metodi diventano molto nostri e personalizzati su quello che a noi viene meglio fare. I metodi che io vi propongo sono quello tradizionale napoletano dello schiaffo, detto anche slap in inglese, che è un processo apparentemente difficoltoso ma che noi vedremo al rallentatore, come anche gli altri a dire il vero, in maniera tale che si possa imparare. Dei tre è certamente il più complicato, però è un essere complicato molto teorico, in realtà basta semplicemente cimentarsi. Non sarà magari col primo panetto che riusciremo a diventare bravi, ma già col quarto sicuramente saremo molto più bravi che nel primo. La seconda metodica che io vi suggerisco è quella che ho chiamato dello stiramento, ovvero sia allarghiamo la pizza con i palmi delle mani e poi la ruotiamo continuando ad allargarla. Comunque lo vedrete anche questo anche al rallentatore. Il terzo metodo che voi vedete tantissimo usato da me, io lo uso in combinata con lo slap, con lo schiaffo, ma può vivere tranquillamente di vita propria ed è secondo me il più semplice di tutti, ovvero sia quello dei pugni. Si appoggia il disco di pasta già leggermente allargato sopra i pugni e poi si allarga facendolo ruotare. È un metodo estremamente semplice. Naturalmente tutti e tre questi metodi, come anche tutti gli altri possibili, iniziano con la classica stesura iniziale, ovvero sia l'utilizzo dei polpastrelli che, schiacciando partendo dal centro verso il bordo, portano l'aria verso quello che poi diventerà il cornicione e che, come vedrete, viene molto ben delimitato dall'azione dei polpastrelli. Solo una volta che abbiamo creato già un po' di dimensione utile, perlomeno a farci stare dentro il palmo di una mano, passeremo a uno dei tre metodi che io vi suggerisco. Tutti e tre questi metodi, che potete vedere realizzati nei molti video che ho pubblicato in questo canale, hanno in comune una cosa: l'utilizzo di poca farina. Sostanzialmente il panetto viene immerso nella farina, sia sopra che sotto, ma poi nell'azione stessa della prima stesura viene sostanzialmente ripulito dalla gran parte della farina. Questo è importante che ce lo diciamo, perché molto spesso chiedete: ma che cosa si usa per stendere, farina oppure semola rimacinata? Attribuendo, a mio modestissimo avviso, un'importanza eccessiva alla tipologia di farina che utilizziamo come spolvero per la stesura della pizza, mentre in realtà alla base di tutto dovrebbe esserci il concetto che di farina ce ne va davvero pochissima, e anche se ce n'è finita un po' troppa dobbiamo avere cura di scuoterla. Se noi utilizziamo poca farina, tutto il resto verrà molto più semplice. Ad esempio, scopriremo con sorpresa che non è l'eccesso di farina che fa scorrere la pizza,
ma è la corretta stesura che fa scorrere la pizza sulla pala fino alla pietra nel forno. E quanto a questo, è importantissimo dirci qual è la tecnica che voi vedrete in questo video che i napoletani mettono a base della loro stesura, ovvero sia la tecnica cosiddetta del mezzo busto, per evitare che la pizza si possa accartocciare quando proviamo a farla scivolare dalla pala e lei non vuole scivolare. Loro utilizzano appunto questa tecnica detta del mezzo busto, cioè stendono la pizza nella fase iniziale fino ai condimenti solamente un po' rispetto a quanto sarà la misura definitiva che loro intendono raggiungere. La stendono un po', la condiscono, poi la tirano sulla pala con grande facilità perché la pizza non è stata stesa ancora eccessivamente e di conseguenza non c'è il rischio che si sia assottigliata troppo nella parte centrale e che quindi col peso degli ingredienti poi non si muova più, e solo una volta che è sopra la pala viene allargata con una tecnica che vedrete molto semplice e portata alla dimensione che si desidera raggiungere per poi infornarla. L'insieme di questi semplici accorgimenti di cui io provo a parlarvi nel video, mostrandoveli un po' a velocità normale, un po' al rallentatore, dovrebbero consentirvi veramente, provando e riprovando, ma neanche tanto perché sono cose abbastanza semplici e intuitive, di raggiungere quel livello tale per cui l'errore sulla pizza e quindi il doverla perdere oppure all'ultimo momento trasformarla in calzone perché è rimasta bloccata sulla pala e noi non la vogliamo perdere, queste tecniche, dicevo, ci consentono appunto di salvare la stragrande maggioranza delle nostre situazioni. Quindi io vi invito a guardare con pazienza questo video e poi, se volete, a farmi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate e come fate voi per la stesura e il trascinamento della pizza sulla pala. La prima cosa da fare è rovesciare la farina sulla spianatoia. Poi andiamo a prendere un panetto e lo poggiamo sulla farina. Subito dopo, stringendolo tra i palmi delle mani, lo facciamo ruotare in maniera che assuma una forma più circolare possibile. Fatto questo, incrociamo gli indici e con gli altri polpastrelli, partendo dal centro del panetto, ci spostiamo verso il bordo spingendo l'aria. Rovesciamo il panetto e ripetiamo l'operazione. Questa operazione serve per creare già una buona dimensione del disco di pasta e evidenziare il cornicione. Ripetiamo quindi fino a ottenere quella dimensione minima che ci consentirà poi di applicare i metodi di stesura di cui parliamo. Il primo metodo è quello dello schiaffo. Come vedete, la dimensione del disco di pasta è atta a contenere almeno una mano al suo interno. Poggiamo un palmo sotto il disco di pasta e un altro sopra. Quello che poggia sotto è quello che anzitutto allargherà, come vedrete tra un attimo al rallentatore, allargherà un po' il disco di pasta. E mentre l'altro lo tiene, poi ruotando quel secondo palmo gli passa il disco di pasta. A questo punto viene dato il vero e proprio schiaffo, quindi nuovamente la prima mano allarga il panetto e poi lo passa sull'altra mano. Come vedete, questa operazione viene ripetuta più e più volte finché non ci riteniamo soddisfatti. Ve la sto mostrando al rallentatore proprio perché si possa vedere qual è la tecnica che utilizzo io. Vedete bene che un palmo fa ruotare il disco di pasta e lo poggia sull'altro, che a sua volta è atto ad accoglierlo e poi a effettuare lo schiaffo. Questa operazione può essere ripetuta finché non ci riteniamo soddisfatti. Poiché noi utilizzeremo la tecnica del mezzo busto, ossia non raggiungeremo mai l'estensione massima del panetto, al momento ci accontentiamo così. Passiamo al secondo metodo, che è quello della stiratura. Prendiamo un panetto, lo facciamo ruotare tra i palmi delle mani
e poi con i polpastrelli ripetiamo l'operazione che abbiamo già visto prima, da una parte e dall'altra, e se serve ancora una volta da una parte e dall'altra. Quando abbiamo ottenuto una dimensione, ancora in questo caso utile, spostiamo la farina e ci accingiamo ad applicare la tecnica dello stiramento. Poggiamo i due palmi e allarghiamo orizzontalmente, poi ruotiamo, allarghiamo nuovamente e ruotiamo, qua lo state vedendo al rallentatore, e continuiamo a ripetere finché non otteniamo la dimensione che ci è utile, che, ripeto ancora una volta, non deve essere la dimensione che poi conferiremo al disco di pasta una volta che sarà sulla pala. Al momento ci occorre contenere la dimensione nel cosiddetto mezzo busto. Spostiamo il disco di pasta e iniziamo il terzo metodo, che è il più semplice, quello dei pugni. Ancora una volta facciamo ruotare il panetto tra i palmi delle mani, con i polpastrelli portiamo l'aria verso i bordi. Questa tecnica la vedete praticamente in tutti i miei video e quindi non ve la mostro al rallentatore perché è molto semplice. Spostiamo la farina e, prendendo il disco di pasta con una mano, lo poggiamo anzitutto su un pugno e poi mettiamo l'altro pugno sotto e allarghiamo. Poi ruotiamo e allarghiamo nuovamente. Poi ruotiamo e allarghiamo nuovamente. Questa operazione si ripete sempre fino a raggiungere la dimensione voluta. Ci possiamo ritenere soddisfatti e siamo pronti. Passiamo adesso alla fase del trasferimento sulla pala, che è delicatissima. Prendiamo il primo disco di pasta che abbiamo preparato, guardate come infilerò, lo vedremo al rallentatore, le mani sotto il disco di pasta stesso, tenendo un dito sopra e tre sotto, come se fossero due forbici. Poi, lentamente, senza strappare, tiriamo sopra la pala. Poiché, come abbiamo detto, la dimensione non era quella definitiva, ipotizziamo che il disco di pasta sia già stato condito e, una volta che è sulla pala, da mezzo busto lo trasformiamo in busto intero, ovvero sia procediamo solo adesso ad allargare il disco fino alla dimensione finale, in genere grande quanto la pala. L'operazione è facilissima e, come vedete, il disco di pasta si muove liberamente, scorrendo senza aver nessun incespicamento. Guardate, anche poggiandolo, è tutto molto semplice. Lo rivediamo con un altro dei panetti preparati prima. La procedura è identica, con le mani nella posizione delle forbici tiriamo il panetto su e, una volta che è su, lo allarghiamo fino al cosiddetto formato definitivo. Vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video fino alla fine, spero di esservi stato d'aiuto perlomeno a risolvere un po' delle domande che leggo nelle pagine e nei gruppi, e vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.